Si sta per aprire una stagione balneare e le imprese si riorganizzano. Quali sono i problemi più importanti da risolvere con l'assessore? Beh, la certezza del loro futuro. C'è una legge nazionale che stabilisce in legge di bilancio che le concessioni italiane sono prorogate di 15 anni fino al 2033. Questo per dare certezza anche per medio periodo del loro futuro e far ripartire gli investimenti, la riqualificazione dell'offerta dei servizi balneari. Molte regioni hanno già emanato delle circolari applicative agli enti delegati, ossia ai comuni, per poter stendere in modo concreto amministrativamente questa concessione. Oggi chiediamo che in Sicilia ci sia una legge di recepimento rispetto a quella nazionale, perché anche le concessioni demaniali marittime, quindi tutte le imprese balneari della Sicilia, possano ottenere questa possibilità per poter avere una boccata di ossigeno per i prossimi 15 anni e programmare il loro futuro. Le imprese balneari siciliane chiedono alla Regione, insomma, di recepire questa legge che consente di prorogare per 15 anni le concessioni demaniali. Sì, abbiamo individuato una roadmap, ci siamo già confrontati con Bruxelles. È chiaro che noi dobbiamo recepire la norma nazionale in un momento successivo a quello del decreto di attuazione del Presidente del Consiglio, che non è ancora venuto fuori e che, secondo quanto si legge nella legge finanziaria nazionale, deve essere pubblicato entro 120 giorni dal 30 dicembre 2018. Nel momento in cui avremo la possibilità di confrontarci col dato oggettivo, ci adopereremo, confrontandoci intanto col Ministro Centinaio e poi anche con l'Unione Europea, perché l'obiettivo è quello di aiutare concretamente questo mondo, non di fare una legge spot che poi magari viene impugnata. Vogliamo realizzare una norma di recepimento seria che possa dare serenità a questo mondo, che per noi è un mondo essenziale.